Uomini e donne, un cavaliere minaccia De Filippi, ecco cos'è successo. Maria De Filippi ha ricevuto minacce da parte di un concorrente di Uomini e donne. Protagonista della vicenda è stato Armando che nel corso della registrazione di sabato 8 aprile 2023 è stato al centro delle dinamiche del Throne Over. Tutto è nato nel confronto tra il cavaliere e Gianni Sperti che ha lanciato forti accuse verso il napoletano che ha poi minacciato la conduttrice di abbandonare il programma. L'Isola dei Famosi, uno dei naufraghi confessa, sono tutti preoccupati. Poi spunta il nome di una nuova concorrente. Cesare Cremonini, il vizietto hot del cantante, la ex lo ha sempre perdonato, ora l'ha lasciata per un'altra. Incarnato si è poi scagliato contro Aurora Tropea in quanto la donna ha insinuato che lui avesse fatto i provini per entrare al Grande Fratello. Quando la situazione è andata oltre è intervenuta Maria che ha provato a calmare Armando, sapessi quante ne hanno dette di me. Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino. Armando ha però ribadito di voler andare via e ha chiesto a Maria, io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del GF. La De Filippi ha detto di chiedergli ma ha anche consigliato di andare avanti. Armando però è rimasto fermo nelle sue posizioni, io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio. A quel punto è intervenuto Gianni, tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria. Se lei ti dice che ti crede. A quel punto Incarnato è tornato a più miti consigli e si è seduto. Rimandando in silenzio per tutta la puntata. Gianni gli ha dato la mano, ma ha chiarito che quanto detto viene da segnalazioni riferite sia a lui che a Tina.